Buongiorno, siamo al Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e il settore, precisamente il settore di zoologia protozoologia. Siamo venuti a intervistare il professor Sant'Angelo, esperto in corallo, lavora ormai da molti anni sul corallo mediterraneo. E a lui ci rivolgiamo innanzitutto con la prima domanda. Molti di noi considerano il corallo più che altro un come dire, un materiale per costruire monili di grande valore. Però molti, probabilmente vedendo dei documentari, non si rendono ben conto di cosa sia, se è veramente un animale oppure altro. Quindi allora ci dico un po', intanto cominciamo con cos'è il corallo. Diciamo che dal 1600 si sa che il corallo è un animale e non una pianta, come si credeva prima. È un animale coloniale, quindi formato da tanti piccoli polipi, centinaia di polipi, che filtrano il plancton e quindi alimentano tutta la colonia. E la storia del corallo è una storia molto antica, nel senso che è stato sfruttato appunto come monile, ornamento, talismano da circa 20.000 anni. I primi ritrovamenti di materiale, diciamo, formato da corallo rosso, piccole grani di collane, sono stati trovati nelle tombe del Mesolitico, per esempio il Balsi Rosso in Liguria e in Svizzera. E quindi durante un lungo arco di tempo questa specie è stata sfruttata in maniera, diciamo, più o meno intensa e ha sempre costituito una importante risorsa del Mediterraneo. Ora, negli ultimi anni, la pesca di questa specie ha portato a delle conseguenze. In particolare si è arrivata a una riduzione della produzione proprio del pescato mediterraneo. E non siamo di fronte a un problema di estinzione, non si può parlare di rischio estinzione per specie di questo tipo, ma è semplicemente un sovrasfruttamento di alcune delle popolazioni del corallo rosso. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è di capire quali potrebbero essere i modi più razionali di sfruttare questa risorsa e naturalmente proteggerla. Quindi ci può essere anche, diciamo, uno sfruttamento, quindi continuare questa, perché il corallo alimenta una grande industria, poi di fatto, che è un'industria non solo italiana, è un'industria Ma anche, soprattutto italiana. soprattutto italiana, però sappiamo anche che ci sono anche altre nazioni che comunque attingono a questa risorsa. Allora, in che modo, si può coniugare quindi la protezione della biodiversità e contemporaneamente riuscire comunque a mantenere una produzione? Sappiamo anche, e questo glielo chiedo, che è difficile adesso trovare per esempio delle grosse colonie da sfruttare ancora, o no? Diciamo che la fascia di distribuzione, l'areale di distribuzione del corallo è molto ampio, va dalla ventina di metri di profondità fino a oltre 350 metri. Le colonie più profonde non sono state attualmente sfruttate, quindi c'è sicuramente un pool di riproduttori, come ci sono altri riproduttori che sono protetti in aree marine in cui non viene pescato. E quindi diciamo che questo assicura la sopravvivenza della specie. Ecco, ma E quel problema, diciamo, che si pone è quello di sfruttare razionalmente le popolazioni e quindi di impostare, diciamo, uno sfruttamento che sia compatibile con il tasso di crescita della specie. ecco, qual è il tasso di crescita della specie? Sappiamo che cresce poco, diciamo. Sì, la crescita è molto lenta, le colonie più grandi possono avere oltre un secolo. E il tasso di crescita che abbiamo misurato nei primi anni come diametro delle colonie è di 0,6 centimetri l'anno, questo per i primi anni, è possibile che questo tasso addirittura diminuisca negli anni successivi. Quindi è una crescita molto lenta, quindi una risorsa da sfruttare in maniera molto razionale. Diciamo che il peggio che potrebbe succedere è di non potere più sfruttare le risorse Ho per un capito. periodo lungo di tempo. Ecco, quindi queste colonie profonde potrebbero ancora essere sfruttate oppure ora attualmente sono protette? Cioè, in che modo, diciamo, adesso lo sfruttamento è possibile? Diciamo che queste colonie profonde, quindi che vivono a profondità superiori a 150-200 metri, sono in qualche modo protette dal fatto che non vengono raggiunte dai pescatori professionisti. E nel 1994, e questa è una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi, siamo riusciti a fare vietare la pesca in tutto il Mediterraneo utilizzando uno strumento altamente distruttivo, che era l'Ingegno Croce di Sant'Andrea, uno strumento molto pesante, una barra di acciaio con delle reti che veniva trascinata sul fondo e quindi c'è dei grandi danni sia al corallo che a tutta la comunità. Quindi dal 1994 questo tipo di pesca molto distruttiva è stata vietata e sopravvive, continua in alcune zone
perché purtroppo c'è anche pesca illegale clandestina. Attualmente noi sappiamo appunto che lei con il suo gruppo ha, diciamo, brevettato un sistema per aiutare, diciamo, il corallo. Abbiamo provato a fare un esperimento in cui abbiamo cercato di fare attecchire nuove colonie di corallo su delle piastrelle di un substrato che doveva essere praticamente idoneo a questo scopo. E abbiamo scelto il marmo bianco di Carrara, perché è un substrato che è molto simile al substrato coralligeno su cui le larve di corallo normalmente si insediano. E il nostro esperimento è stato, diciamo, coronato da notevole successo, nel senso che molte larve si insediano su queste piastrelle e quindi crescono poi delle giovani colonie sulle piastrelle stesse. Allora, all'inizio questo, diciamo, questo esperimento aveva, diciamo, una valenza scientifica e ci permetteva di poter poi studiare l'effettiva crescita di queste nuove colonie, la mortalità, e il tasso di reclutamento, eccetera. E ci siamo successivamente resi conto che questa metodica poteva essere utile per due scopi. Uno scopo era quello di poter trasferire facilmente queste piastrelle che sono fissate con un tassello Fischer qui al centro della piastrella stessa, alla volta delle cavità rocciose dove si trovano le colonie di corallo rosso, nel periodo giusto, perché noi abbiamo dovuto anche vedere qual è il periodo riproduttivo in cui questo tipo di esperimento aveva successo, e queste piastrelle colonizzate, le nuove colonie di corallo rosso, possono essere trasferite facilmente, svitando proprio questo tassello, in laboratorio per esperimenti di allevamento in acquario, oppure possono essere trasferite in altre zone di mare in cui il corallo era presente in passato ed è stato localmente estinto. Quindi, diciamo, questa duplice funzione, questo duplice utilizzo delle piastrelle ci ha portato a brevettare il metodo con il contributo dell'Università di Pisa. Quindi questo metodo è oggetto di brevetto e appunto ci permetterà di fare nuovi studi sull'accrescimento e anche dei tentativi di migliorare, di rendere veloce questo accrescimento. E probabilmente è anche interessante sapere di cosa sono fatte queste piastrelle, perché questo, lei mi diceva prima, è marmo di Carrara. Marmo bianco di Carrara, marmo bianco, che ha il 95-96% di carbonato di calcio. Quindi ecco, marmo, quindi la cosa puro. Importante quindi è proprio il carbonato di calcio, insomma, sì, sì, sì. Su cui loro riescono. Quindi allora, vuole riassumerci, cosa succede? Succede che ci sono quindi delle larve... Dunque, diciamo che il corallo vive in una cavità, in cavità abbastanza piccole. Quindi ci devono essere, però, dove ci sono queste piastrelle, ci devono essere comunque altre colonie madri, piccolissime colonie. Colonie madri vicine, diciamo. Che si riproducono. Sì, sì. Ecco, sì. Se noi mettiamo vicino alle colonie madri un substrato idoneo, le larve si insediano subito, anche in grande quantità. Quindi abbiamo anche decine di larve per... 100 cm quadrati, credo, in queste piastrelle. E quindi, una volta, diciamo, che sono insediate, poi cominciano a crescere, la larva va incontro alla metamorfosi, e quindi dalla larva si chiama planula, questa larva un po' appiattita e ciliata, e si insedia sul marmo, dopodiché subisce un cambiamento, una metamorfosi, e dà origine a un primo polipo, che poi darà origine a polipi successivi. Questi polipi possono nutrire filtrando. E quindi poi viene, la piastrella viene spostata in una zona in cui invece non c'è la colonia madre. Può essere spostata in una zona. E questo è il meccanismo poi? Questo è il meccanismo che noi pensiamo appunto di poter applicare facilmente. E purtroppo c'è da dire questo, che nonostante il corallo rosso sia una risorsa sfruttata soprattutto dall'Italia, la maggior parte della lavorazione avviene in Italia, c'è una tradizione antichissima di lavorazione del corallo in Italia, Torre del Greco è il primo centro al mondo per la lavorazione del corallo rosso e il commercio, nonostante tutto questo non sono mai stati finanziati dai ministeri italiani, dal governo italiano, nessun progetto per lo studio di questa risorsa. Quindi i finanziamenti a cui abbiamo potuto attingere sono finanziamenti molto limitati, e questo naturalmente ha reso più difficili le nostre ricerche. E la comunità europea non ha mai risposto, diciamo, ai vostri appelli? Purtroppo la comunità europea non ha mai risposto positivamente ai progetti che abbiamo presentato. E tra l'altro abbiamo avuto dei progetti che hanno avuto un alto giudizio scientifico, quindi pensavamo che sarebbero stati anche finanziati, invece non sono mai stati finanziati. Quindi allora, diciamo, che il Mediterraneo è un po' dimenticato dalla comunità europea? Diciamo che sicuramente la comunità europea è più interessata a risorse, diciamo, non mediterranee, quindi dell'Atlantico e del Mare del Nord, che a questa risorsa tipicamente mediterranea. Mediterranea. Bene, noi speriamo ovviamente non solo che la comunità europea, ma anche che l'Italia si ricordi appunto del nostro corallo,
Noi soprattutto pensiamo al fatto che il corallo alimenta, diciamo, una fantastica biodiversità nei fondali marini, e però pensiamo anche che una risorsa come questa, che ha questa grande tradizione, quindi difendiamo anche la tradizione, la diversità delle tradizioni mediterranee, e sperando che tutto vada per il meglio, le facciamo tanti auguri per la sua ricerca e la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Prego.